Buongiorno e benvenuti alla prima puntata del TG Le Notizie 2023-2024. Oggi siamo qui con Francesca Parmigiani. Buongiorno. Buongiorno. Bresciana, avvocato e dottoressa di ricerca di diritto costituzionale, si occupa della divulgazione nelle scuole di ogni ordine grado. Ormai da alcuni anni fa parte del Comitato Nazionale dell'ANPI. Prima di cominciare l'intervista, vi cito i suoi tre bellissimi libri che vi consiglio di leggere: La Costituzione spiegata ai bambini, La Resistenza spiegata ai bambini e Lo Stato spiegato alle bambine e alle bambine. Bene, Francesca, siamo in un paese democratico. Perché c'è bisogno di spiegare ancora a noi bambini la storia della liberazione d'Italia dal nazifascismo? Beh, ce n'è bisogno perché siamo un po' come degli alberi, abbiamo bisogno di capire dove affondano le nostre radici. Quindi la lotta di liberazione del nostro paese dal nazifascismo ci permette di capire questo, e soprattutto da quella lotta è nata la nostra Costituzione, che ci difende contro il ritorno di una potenziale dittatura e della guerra, e ci offre gli strumenti per vivere insieme in democrazia e in pace. E a proposito di democrazia, esiste una democrazia perfetta? No, non esiste una democrazia perfetta, anche perché la democrazia richiede il nostro impegno quotidiano. La democrazia funziona se noi partecipiamo alla vita pubblica, e quindi la democrazia ha bisogno di noi per funzionare. Diciamo che esiste una democrazia perfettibile, è un percorso, siamo in cammino per costruirla insieme. Obbedienza e disobbedienza. Cosa potrebbe aiutare noi ragazzi a capire a chi disobbedire e a chi invece obbedire? Beh, ci aiuta senz'altro la Costituzione, che è un po' la nostra bussola, perché ci offre le parole importanti per vivere insieme, quindi libertà, democrazia, diritti e doveri, solidarietà, uguaglianza, pace. E disobbedienza è una parola difficile, ma bisogna disobbedire di fronte alle ingiustizie, di fronte alle diseguaglianze. Ecco, questo può essere un buon insegnamento. Ok, grazie. Come capire in che modo scegliere di stare dalla parte dell'uguaglianza e della democrazia? Stando dalla parte della Costituzione, quindi la cosa più importante in primo luogo è conoscerla, e credo che la vostra scuola vi stia accompagnando a farlo. Com'è che si sono emancipate le donne? E come mai, nonostante tutto, la presenza femminile nella politica è ancora poca? Il cammino di emancipazione delle donne è stato lungo, una tappa importante è stata la loro partecipazione alla Resistenza, poi la loro presenza in Assemblea Costituente, che ha permesso di costruire una Costituzione che parlasse al futuro. Però ovviamente quelle parole scritte in Costituzione hanno bisogno di essere realizzate a pieno, e quindi qui arriva il nostro ruolo e anche il vostro di giovani, di ragazzi, di studenti. Bisogna impegnarsi perché la Costituzione non resti un pezzo di carta, e quindi bisogna mettere dentro la Costituzione il nostro impegno, come mettiamo il combustibile all'interno di una macchina. Questo impegno, questa assunzione di responsabilità devono continuare ogni giorno. Grazie. Ringraziamo ora Francesca Parmigiani e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci e grazie. Grazie.